possibile costruire un mondo migliore? Noi ci crediamo e vogliamo raccontarvi adesso un'esperienza che ha voluto raccogliere questa sfida, far incontrare le religioni del mondo intero per guardare al presente e costruire insieme un futuro di pace. Vediamo insieme. Negli ultimi 30 anni si è iniziato a pensare tra le grandi culture religiose che bisognava collaborare per un piano nobile per l'umanità. Negli ultimi 10 anni questo percorso è diventato più intenso. È un dato fondamentale. Le culture religiose hanno in comune il concetto di sacralità della vita e sacralità della natura. In questo senso, in un momento in cui drammaticamente la crisi dell'umanità è fortissima, le religioni hanno un compito straordinario. Questo discorso noi nell'ultimo anno l'abbiamo saggiato in termini molto opportuni. C'è stato un primo incontro a Piobbico che è stato un assaggio e poi invece in Sardegna, a Galtellì, un incontro fra le 9 grandi religioni storiche, quindi cattolici, ortodossi, protestanti del mondo cristiano, ebrei, musulmani, induisti, buddisti, taoisti e bahai, quindi le grandi 9 religioni storiche oggi presenti nell'umanità. Galtellì è un passaggio nei confronti delle precedenti realtà che furono più che altro convegni e confronti di carattere culturale tra le religioni. C'è stata proprio una simbiosi, una fratellanza, si è giunti a un documento comune sottoscritto da tutti. E l'intenzione manifesta di partire con una conferenza mondiale permanente delle religioni a Roma entro tempi più brevi possibili. Allora, qual è la cultura con cui si affacciano le religioni nei confronti del mondo, la responsabilità nei confronti dell'umanità? Affrontare e recuperare per l'uomo i grandi valori, gli aspetti trascendenti. Contemporaneamente, non dimenticare i grandi problemi che l'umanità oggi ha anche in senso pratico, reale, materiale, lì dove le politiche in effetti non sono più riuscite a creare il superamento di questi problemi. Sotto questo profilo, le culture religiose unendosi, responsabilizzandosi, hanno la capacità di incontrare le istituzioni internazionali, gli organismi internazionali, i parlamenti del mondo, e in qualche modo divenire stimolo, responsabilizzazione nei confronti di alcuni degli aspetti che il singolo cittadino forse non riesce a rappresentare, ma una coscienza comune delle religioni ha una capacità diversa di porsi. E devo dire che in rapporto alla Chiesa Cattolica, le dimissioni straordinarie di Papa Ratzinger e l'elezione di Papa Francesco così diretto nelle realtà, fomenta ulteriormente questo incontro senza steccati delle religioni che hanno questo compito comune per la salvezza dell'umanità, o almeno indicazioni profonde sui grandi valori del futuro.